25 aprile 1986. Sala di controllo del reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl. È in corso un test di sicurezza notturno. Improvvisamente, la temperatura del reattore supera di oltre 100 volte i valori normali. Ogni intervento è inutile. All'1:24 il reattore numero 4 di Chernobyl esplode. La forza dell'esplosione sventra il tetto del reattore. 8 tonnellate di carburante radioattivo si polverizzano nel cielo. Lo scenario è terrificante. Tutto è avvolto dal fuoco. Nessuno di loro è stato informato che sono nel bel mezzo di una catastrofe nucleare. Per un'ora e mezzo combattono contro le fiamme e uno dopo l'altro gli uomini accusano dei malori, vomitano, svengono. A 30 km dalla centrale di Chernobyl c'è il primo varco. Da qui in poi la zona non può essere abitata. Siamo 150 km a nord di Kiev, la capitale dell'Ucraina. Ci avviciniamo ancora al luogo della catastrofe. Questo ragazzo in mimetica è Misha, la nostra guida e uno dei custodi della centrale. Questo è un foglio nel quale ti assumi tutte le responsabilità e dici che se rimani contaminato non puoi lamentarti con il Dipartimento di Stato e l'amministrazione. Qui non tornerà mai più nessuno ad abitare. La zona è contaminata da cesio 137 e plutonio. Neanche noi entriamo in certe zone. E ogni 15 giorni di lavoro restiamo 15 giorni a casa. Qui che ci avviciniamo alla centrale, il contatore misura una radioattività che è 3 volte quella del fondo normale di una città come Roma o come Milano. Siamo a 2 microsievert e 16, 2 e mezzo. Qui c'è decisamente già molta radioattività. Questo qui è sono il reattore quinto e sesto che non sono mai stati terminati perché c'è stata l'esplosione del quarto reattore. Siamo a 3,50, siamo 35 volte sopra una radioattività normale. Ecco il reattore esploso. Potete inquadrarlo solo da questa parte. Siamo a 6,37, 6,5. Ecco il sarcofago. Sono migliaia di tonnellate di cemento e di ferro a coprire il quarto reattore, quello che è esploso tra il 25 e il 26 aprile del 1986. Lì sotto è tombato il reattore numero 4. Siamo 130 volte sopra la radioattività normale di fondo di una città. Immagino che lì ci sia una radioattività dove ci sono quegli operai altissima. Molto più alta che qui, probabilmente almeno 2 o 3 volte. Qui siamo già a una soglia di 160 volte la soglia normale di fondo di radioattività di una città. Il sarcofago è pieno di crepe. Il contatore di Misha ticchetta impazzito. Eppure quegli operai lavorano sotto il reattore senza alcuna protezione. Lì sotto ci sono ancora 120 tonnellate di materiale radioattivo. I primi anni il sarcofago era sicuro, però adesso è vecchio. Ecco, se ti allontani poi dal sarcofago, rientri in macchina, chiudi il finestrino, le radiazioni scendono a 6, erano oltre 16, si riducono anche se rimangono sempre molto alte. Questa è la foresta rossa. La notte dell'esplosione del reattore, la nube radioattiva si è posata qui e ha bruciato tutto. Gli alberi contaminati sono stati sotterrati qui sotto. Quelli che vedete ci sono cresciuti sopra. Ecco, vedete, qui è 3,5 la radioattività microsievert. Basta entrare, avvicinarsi agli alberi, che sale 4, 7. Ho
8 e mezzo. Raddoppia. Vuol dire che la radioattività sta negli alberi, nelle radici, nel terreno. 12, 15, 20, 25, 38, 40. È altissimo, troppo alto. Questo era il centro di Pripyat, la città dei lavoratori della centrale, 50.000 abitanti. Cominciarono a evacuarla soltanto il 27 di aprile, quando la nube tossica era rimasta per oltre 24 ore sulla città. Questo è un condominio, vedete? Da qui furono portati via tutti e non sono mai più tornati nelle loro case. Questa era la palestra. Il Luna Park è un ammasso di ferraglia contaminata. Guardate, una classe con ancora tutto sui banchi. Pensate che il 26 di aprile, sotto la nube radioattiva, i bambini vennero tutti a scuola. Le famiglie non furono avvisate di lasciarli a casa. L'orologio è rimasto fermo alle 1:25 di notte, l'ora della prima esplosione.